in Maremma Toscana da Milano e so perché sono rimasto affascinato da questa terra stupenda, questa è una striscia di terra che ha proprio la montagna alle spalle, ha il mare, al mare di fronte e in questa piccola striscia c'è la natura che esplode, proprio si vede che il sole che abbiamo durante l'estate fa sviluppare tantissimo tutto quello che è l'aspetto naturale e quello che interessa di più a me sono i vigneti che qui trovano un ambiente ideale per dare un prodotto di qualità. Questo perché abbiamo un clima dove poca pioggia, tanto sole, terreni che hanno uno scheletro molto pesante, una grande parte di argilla, la parte vulcanica che si sovrappone sulla parte di origine sedimentaria e quindi un ambiente proprio ideale perché le viti si possono sviluppare. Sostanze minerali, i sassi che fanno drenare l'acqua e il terroir perfetto per trovare una grande espressione di Sangiovese. Quando 10 anni fa sono arrivato qui a Scansano, sono l'ultimo che ha iniziato a produrre Morellino di Scansano e in questa situazione però ho cercato di trovare una mia identità. Meglio, ho cercato che i miei vini potessero trovare un'identità che li differenziasse dagli altri. Il Calestaia è il Morellino di Scansano che produco e lo produco come piace a me, quindi è un po' il mio sogno che nasce dalla passione che io ho per questa varietà di uva che è il Sangiovese, quindi è un Sangiovese in purezza e è un vino che viene fatto da un unico vigneto, un vigneto che è stato impiantato nel 1974. È un vino che cerca di combinare quelli che secondo me sono i due aspetti più importanti di questa varietà di uva del Sangiovese. L'eleganza, quindi la grande eleganza che ha il Sangiovese invecchiando, affinandosi negli anni e che contraddistingue le migliori espressioni di Sangiovese dell'interno della Toscana, quindi del Chianti e di Montalcino, con quella che è proprio la caratteristica della Maremma Toscana, quindi questo grande sole che ci dà morbidezza, che ci dà grande maturazione delle uve.